Carlo Zima, una strada a sud della città, appena fuori dalle antiche mura, che porta fino a via Cremona. Carlo Zima, ma chi che è? Riassumerei dicendo che è un eroe delle 10 giornate e giustamente gli è stata intitolata la via. Nato nel 1822, era sciancato, ma era un uomo molto forte. Faceva il fabbro, costruiva carrozze in una fabbrica di Borghetto Sant'Alessandro, l'attuale Corso Cavour. E fu lì che successe il fatto. Le Chevisy, si può andare a piedi. Dom! Ecco, qui c'è una targa. 1 aprile 1849. Qui Carlo Zima, fabbro, nell'eccidio della patria combattendo, preso o dato alle fiamme, avvinghiò e tenne il feroce nemico fino che, spartanamente morendo, l'uccise. Sulle 10 giornate ci sarebbe da parlare per ore. Questo episodio in particolare avvenne il 1 aprile, cioè l'ultimo giorno. La notte precedente gli austriaci si erano praticamente impossessati della città e diedero sfogo alla loro ferocia e alla loro libidine, tanto che la mattina dopo una delegazione bresciana andò a trattare la resa dal comandante Hainaut. Hainaut, il comandante austriaco che in patria era chiamato la tigre asburgica, ma che a Brescia era la iena di Brescia, da taglia bastard. Alla firma della resa aveva messo per iscritto che nulla sarebbe stato fatto ai pacifici cittadini. E invece gli è seguitata a fa strage di robe e di uomini e a brisasse tutto. Aveva 27 anni ed era all'osteria al Carrettino del suo amico Mostacchi, detto il Mostaccino, quando arrivò un drappello di austriaci, tra cui due croati. Oh! I croati gli era baruffese, erano i più odiati dai bresciani. Per i nostri nonni dare del croato a qualcuno era un'offesa grandissima. Anche il Canossi fa dire a Rasek arrabbiato con un tipo: oh, disene, che ponte fa il croato? Comunque, i due croati entrano nell'osteria, uccidono l'host e il figlioletto e cercano di violentare la moglie. Lo Zima e un altro avventore intervengono per proteggerla. Ne nasce una rissa. Ad un certo punto un croato sparge pece e acqua ragia addosso a Carlo e gli dà fuoco. Per non dargli la vinta, il nostro eroe si avvinghia al corpo del croato urlando: «El sarà un falò più bel!» E non lo lasciò finché non morirono entrambi bruciati. Nel ricordo di questo atto eroico furono coniati da Luigi Mercantini questi versi molto popolari. Dove nacque Carlo Zima, non si muore da codardi, fin morendosi a gagliardi per uccider l'uccisore. Mal sorride lo straniero nel paese della gloria, cui funesta è la vittoria, più che al vinto, al vincitor. Bresciani, sempre fieri ed eroici. Certo, il nostro Carlo è stato sfortunato a trovarsi lì in quel momento. A proposito di sfortuna, il proverbio ricorda che «quanche sei di sfortunato, più è sul kill, può sta sentaccio». Passate una buona giornata.